noi cinema importantissimo, tanti film belli di grande qualità, e questa sera festeggiamo per una nobile causa. È importante per noi essere qui, doveroso direi, e così anche mi hanno detto di essere molto serio stasera, quindi indosserò il braccialetto. Una serata straordinaria dove Rai Cinema ha messo a disposizione un sacco dei suoi attori, registi. È un incontro, nel senso che c'è veramente tutto il cinema italiano più o meno. Sì, è una serata importante perché è una serata di beneficenza per il Policlinico Gemelli al fine di creare questa sala cinema. Un'iniziativa assolutamente unica e prima in Italia di queste dimensioni, che è portare veramente il sorriso e il sollievo attraverso il cinema ai pazienti ricoverati in ospedale. Ha una valenza interessante questo cinema dentro il Policlinico, 140 posti. Allettati, paraplegici eccetera, che possono sognare immersi in questi fotogrammi cinematografici. Mi sembra un'esperienza interessante. Una sala per loro, per la gente che non c'è la possibilità di uscire, è veramente una cosa molto particolare, quindi nel mio piccolo sono contento di aver contribuito. Questo è fantastico, deve essere l'inizio, dovrebbe essere sempre così. Guarda, trovo che sia un'iniziativa molto coraggiosa, però molto utile, e devo dire che poi stasera mi sembra abbiano risposto molto bene. Insomma, portare veramente il cinema in un ospedale poi così, così grande, così importante, penso sia un'idea che si possa trasferire anche in altri istituti. Attraverso il cinema riuscire a diffondere un messaggio bello come questo è una cosa che il cinema deve avere come dovere. Una bellissima serata, perché il cinema può essere utile per i malati, può aiutarli a superare un momento difficile. Penso che il cinema sia terapeutico già in generale nella vita, è una finestra sul sogno. È allegria, è divertimento. È fantasia, è evasione, è arte. Alle volte veramente, cioè, far cambiare lo stato d'animo, l'umore in due ore. Può essere un bel sollievo, no? In tutte le sue forme. Quindi è un'iniziativa fantastica e fondamentalmente chi fa il nostro mestiere lo fa per questo. Bambini e più adulti possono passare alcune ore dimenticando, pensando meno a quello che sono le problematiche, è un qualcosa di molto molto bello. Queste sono, come dire, delle piccole cose che portano una fetta di sogno in un luogo di sofferenza. È la continuazione della vita, io dico sempre, è il sogno, il cinema, è il sogno uscire da un ospedale e poterci rimanere per meno tempo possibile. Se possiamo aiutare qualcuno, insomma, a uscire da un momento così difficile, siamo tutti qui per questo. Sono molto felice, per me di cinema avere a fianco Rai Cinema 01 è veramente importante. Siamo estremamente contenti, c'è tantissima partecipazione e devo dire non solo numerica ma di persone che hanno aderito a questa iniziativa con grande affetto. Ma siamo felici di aver ospitato un evento come questo, e è una location che si presta, siamo molto legati al mondo del cinema. Fare questa serata di beneficenza in virtù di una sala cinematografica che verrà fatta all'ospedale Gemelli ci ha fatto sentire parte importante di questo grande progetto.